Alla Pixar noi abbiamo sempre cercato di usare la stereoscopia per fare i nostri filmati, anche perché John Lasseter è un grande fan di questa tecnologia. Quando si è sposato, per dirvi, ha voluto che le fotografie fossero fatte con questa tecnica. Ora che la stereoscopia sta entrando sempre più in questo mondo, io penso che sia un modo in più per rendere realistico il nostro lavoro e per portare la realtà dentro i nostri film d'animazione. Il sistema sviluppato da Sisvel Technology, che si chiama Tile Format in inglese, è un sistema che porta molti vantaggi sia a chi deve trasmettere contenuti in 3D sia per chi li deve ricevere. È un sistema che permette di non duplicare il programma per chi lo vuole vedere in 3D rispetto a chi lo può vedere solo in 2D perché ancora non ha un televisore 3D, e permette una qualità migliore rispetto ai sistemi attualmente in uso. Un'altra caratteristica importante degli sforzi che Sisvel Technology sta facendo è quella di promuovere la creazione di contenuti in 3D. I contenuti in 3D hanno delle problematiche di ripresa diverse dai contenuti in 2D. Reinventare i contenuti vuol dire anche dovere avere risorse che con la crisi finanziaria in tutto il mondo non è che sono illimitate. L'idea che Sisvel Technology sta portando avanti è quella di costruire quella che in inglese si chiama una syndication. Fare un esempio semplice: se io trovo 24 emittenti italiane disposti in 24 regioni o aree diverse, per cui non sono concorrenti tra di loro, ognuna di queste produce un'ora di contenuti al giorno, se li scambia e ho creato 24 ore al giorno di contenuti freschi in 3D. L'argomento è interessante perché ogni tecnologia ha il suo ciclo di adozione e la tecnologia di oggi viene accettata e adottata molto più in fretta rispetto a qualsiasi tecnologia del passato. L'elettricità ci ha messo 60 anni per essere adottata in Europa. La televisione a colori ha impiegato 20 anni. La TV 3D quanto ci metterà? Buona domanda, può essere un anno, due anni, tre? Io sospetto che sarà adottata seguendo un andamento curvilineo, con alcuni innovatori che la adotteranno prima, poi ci sarà un rallentamento e poi la curva riprenderà a crescere e così via, come succede per l'adozione della maggior parte delle tecnologie. La ragione per cui una tecnologia viene adottata è perché risolve dei problemi e introduce un tipo di esperienza che non puoi trovare in nessun altro. Io penso che però ancora non sia chiarissimo quando la 3D TV sarà adottata su larga scala. La ragione di questo è che per molte persone la TV 3D funziona per gli eventi sportivi o per il grande cinema documentaristico. Offre la possibilità di vedere un fondale marino o l'interno di una grotta, dove gli elementi 3D hanno davvero una dimensione extra e offrono realmente un'esperienza esclusiva. Ma il mercato supporterà la sua diffusione? La gestione dei prezzi sarà equilibrata? Penso che per queste domande non ci sia ancora una risposta chiara. Penso che avremo una risposta chiara su quando questa tecnologia verrà adottata, quando i broadcaster e i produttori riusciranno a creare il tipo di esperienze che davvero si vogliono avere con il 3D, ovvero un'esperienza intellettuale ed emozionale che davvero non si riesce ad avere con due dimensioni. Dell'animazione, cioè la crisi in un certo senso della TV tradizionale è palese sotto tutti i fronti, credo, e l'animazione si sta riorganizzando molto, diciamo, in funzione di questo. Sicuramente la Connected TV è vista, no, come una delle strade quasi obbligate, e penso che appunto nella
la disperata ricerca di buone idee di contenuti, anche il 3D in TV possa costituire un appeal ulteriore. Certo non ho idea appunto di quali siano i vincoli tecnici, il problema degli occhiali, però forse nel contesto, penso così banalmente al pubblico dell'animazione TV, cioè quello dei bambini, anche tutto questo marchingegno non potrebbe essere sfruttato come un qualcosa di divertente, non so, no? Se questo ha anche un rapporto con altri media che loro visitano, con vabbè, adesso un concetto di realtà aumentata forse eccessivo, però credo che insomma è un contorno di gioco che potrebbe essere anche accettato dai piccoli che guardano l'animazione. Parlando di contenuti stereoscopici per la chirurgia, ci sono due aspetti da valutare. Per gli esami, la stereoscopia con gli occhiali è utile, mentre come tecnologia per gli interventi chirurgici la stereoscopia non è una tecnologia sufficiente, perché crea disagio per interventi lunghi e non è molto utile. Ora, se la domanda è se bisogna usare una telecamera stereoscopica, la risposta è sì, ma non per fornire quello stesso tipo di immagini ai chirurghi, ma per fornirla dei computer, che possono estrarre informazioni da queste immagini. Fornire direttamente queste immagini ai chirurghi non è di particolare utilità. Quello che si può fare è proiettare queste immagini su uno schermo e aggiungere ombre e luci artificiali per fornire un effetto 3D alle immagini. Non è difficile ed è una soluzione efficiente. L'aspetto interessante di una telecamera stereoscopica dal punto di vista chirurgico è quella di fornire una mappa delle distanze da sovrapporre alla superficie reale. E questo strumento può essere utile all'assistente informatico del chirurgo.